Ultima possibilità per guadagnare il terzo posto nel girone A, la sfida fra Atletico Mineiro e Barcellona. Buon pomeriggio da Federico Aldarella e Alessandro Sgro. Nuova new entry qui in telecronaca. Accanto a me c'è Alessandro Sgroi che prende il redi del fratello, ma come cameraman quest'oggi. Sì, puoi partire col cronometro perché comincia Barcellona Atletico Mineiro, partita valida per il terzo posto nel girone. Alla fine entrambe le squadre sono certe la qualificazione in Champions, ma il piazzamento è importante in base agli scontri che si possono trovare due squadre rispettivamente ai quarti di finale. Pallone in verticale a cercare Giorgio Pulizzi, è stato il migliore sicuramente nella sfida contro il Paris Saint Germain in Coppa di Lega. Nico, per favore, sali dopo il telecronaca perché qui non funziona niente. Buonasera da Tornei Fair Play, abbiamo fatto un cambio repentino di telecronaca, adesso mi chiamiamo con i troviamo Alessandro Sgroi, sempre io. E Nicola Carolla, pallone all'Atletico Mineiro. Come si chiama? Vabbè. Palla a Karim Meciri, qua intanto che si gira, sul versante di sinistro qua, è libero il numero 3 dell'Atletico Mineiro. Parla Karim subito a cercare qua lo scambio con Alberto Russo. Aloisio si chiama. Palla di nuovo alla casa degli NST, ovvero il Barcellona. Porta palla Colomba, palla in verticale che non si capisce qua con Pulizzi, voleva palla sui piedi, invece Colomba ha cercato di farlo partire verso il lungolinea. Vediamo l'Atletico Mineiro che si schiera con la difesa a 3 con Aloisio, Priolo e a destra Riccardo Piccione. Palla proprio a lui qua, stop con il piattone, porta palla. Pallone che non viene ricevuto in questo caso da Alberto Russo, e qua Riccardo Girgenti con una piccola finta. Più che piccola, grandiosa finta. Campo a Colomba qua, adesso sì che la palla è buona verso Pulizzi che addomestica benissimo quel pallone. Sferruzzo per rientrare, ruleta di Russo e si appoggia perfettamente verso Miraglia. Piccione prestato da Lauricella, costretto a ricominciare verso il numero 23, Priolo. Piccione, bello qua lo scambio. 1-2 è riuscito perfettamente a ringabbiare qua la pressione di Serio. Andolina gira tutto su Colomba. Alza la testa, bella quella finta a smarcare tutto il centrocampo. Palla su Pulizzi che gli sbatte sullo stinco, palla troppo alta, Sferruzza. Si è liberato il mancino per un momento, ma il tandem tra Meciri e Russo funziona benissimo. Andolina qua dal vertice di difesa, gira tutto verso il numero 30. Bello qua il giro palla difensivo di tutto il Barcellona, un po' con le magliette un po' sfalsate. Colomba. C'è in mezzo Pulizzi murato qua dal centrocampista dell'Atletico Mineiro. Colomba, lungo linea ed è addirittura cambio rimessa. Giusta quella chiamata dell'arbitro, non si è stato fermo durante la rimessa, ha fatto un piccolo saltino. Anche uno ne devi alzare. Un po' di discussioni tra arbitro e giocatore. Aloisio, buona qua invece la battuta. Meciri si libera il destro per un momento, invece va sul mancino. Buona la finta, ma Colomba ci mette il piede. Bello qua l'appoggio di Sferruzza e riparte il contropiede. Lauricella a campo, sempre lui. Va bello il tocco esterno verso Pulizzi che addomestica qua la palla. Può girare tutto, invece si appoggia su Andolina. Andolina alza la testa e gira verso il versante di destra. Colomba può liberare il destro. Ed è il replay dell'azione precedente, murato sempre da Meciri. Un muro però la centrocampo. Qua sotto, pure se non riprendi... Non ci sono. Cioè, tu provaci, però ovviamente è difficile proprio qua sotto. Ci siamo troppo alti. Cioè, dipende dove la bocca. Sì. Aloisio, primo giorno di lavoro. Facciamo un augurio speciale al nostro Sgroi. Grazie, grazie, gentilissimo, gentilissimo. Pestone sul Russo, ballo del ciaccia.
Adesso Penstone sarà unghio nero per Mitroglou. Palla di nuovo a Colomba. Si appoggia su Andolina. Andolina gira tutta sulla vricella. Bello lo stop con il sinistro e può partire. Sempre stessa giocata a cercare Pulizzi, che è praticamente un tank là davanti. Va a fare spallate con tutti. Partita molto bloccata fino ad ora. Fino ad ora sì, partita bloccata comunque. Quanto è passato? 5 minuti e poche occasioni da gol. 5 minuti e forse 0 tiri. 0 occasioni zero da tiri. Tutta partita che si sta stendo al centrocampo, anche se la maggior parte del possesso palla era del Barcellona, possiamo dire. Tanto c'è stato il punto del cambio, è entrato di fatta. Aloisio, bello qua lo scambio con Karim, dove non riesce ad arrivare. Palla di nuovo a Girgenti, battuta dal fondo. E la batte piano a cercare qua la costruzione dal basso. La ricella, palla in mezzo, sferruzza stop così e così a fare spalla e spalla con Piccione. Si incarica la rimessa alla Auricella, battuta lunghissima a cercare come sempre il numero 10 del Barcellona, che ricordiamo che ha fatto una tripletta pressoché mostruosa la scorsa giornata. Pandolina marca uomo di fatta, come se fosse la sua stessa ombra. Bellissima quella giocata di prima verso Serio. Vabbè, si sente comunque lo stesso. Sì, ma io la tua testa. Ah, ok. Sferruzza, bello scambio con Pulizzi, può liberare il mancino. Bella la girata, un po' troppa potenza, però si è acceso il numero 10 del Barça. Prima grande occasione della partita, molto vicino al gol. 10. Stretto gioco. Andrea, poi tu a destra, io sì. Priolo. Partenza pure per loro dal basso, invece di rilanciare sul loro tank. Pesci tuo o Fede? Sul loro pivo di fatta. Meciri gira tutto il campo qua verso Aloisio. Aloisio restituisce qua il fore a Karim, che lascia la palla e si butta dentro. Forse era un mezzo tiro questo di Miraglia. Pulizzi. Rimessa lunga a cercare di fatta qua, prova ad addomesticare il pallone in qualche modo. Riesce a passare, si libera per un momento il destro, però il tiro è così così. Oggi c'è tantissimo caldo, però i ragazzi sono venuti qua lo stesso, soprattutto per commemorare appunto e ricordiamo appunto la mancanza di Naccari ormai nei nostri campi. Ripartenza qua del Barcellona, Serio si libera verso destra Colomba, la palla finisce verso Pulizzi, ma Donato qua. Bene qui Donato, molto bene Donato. Bellissima qua l'uscita, parata plastica in questo caso. È uscito bene con i piedi e ha chiuso tutto lo specchio grazie appunto soprattutto alla sua stazza. 7 minuti. Ferruzza costretto a ricominciare qua, a rincorrere il pallone ed è rimessa laterale. Sferruzza. Stop praticamente che diventa un passaggio verso Serio, che ormai si è abbassato al ruolo di centrocampista dato la mancanza di compagni di reparto. Sappiamo che essere ai piedi buoni per appunto iniziare a impostare di più il gioco, perché si è lamentato nelle ultime partite che si giocava troppo in verticale, poco palla. Mattei appena entrato, domestica qua il primo pallone, la mette in mezzo, Murato, ed è primo calcio d'angolo per la famiglia NST. Loricella, rimessa lunghissima a cercare Andolina, ma Donato allunga le braccia qua e prende il pallone. Bellissimo quello stop di Karim, Serio qua, davvero mediano, che non è. Sempre Serio, si libera il mancino, prova a fare slalom, ma Priolo qua. Quasi ha fatto una parata più che un intervento di difesa. Priolo libera il destro, Priolo! Girgenti ribattuta di fatta, si può appoggiare. Meciri si appoggia sempre verso lo zio Priolo, che si libera il destro qua. Priolo e Andolina va ad aiutare in questo caso Girgenti. Piccione la gioca su per un momento Meciri, invece la prende Priolo. Aloisio da lontano! Buonissima qua la conclusione, di poco al lato dello specchio. Attenzione al sinistro di Aloisio. Lo vedo bello carico oggi. È molto pericoloso. Riesce a liberarsi bene qua il mancino. Andolina, palla dal basso. La ricella che ha cambiato versante di difesa. Bello quell'intervento di Aloisio che aveva capito tutto, ottima lettura. Abbi.
Ricella, solita battuta in mezzo, bello lo stop di Pulizzi che però viene murato da Miraglia, prova a saltarlo, Pulizzi con tutta la grinta di questo mondo, Pulizzi recupera il pallone, si libera il mancino, Pulizzi, scheggia la traversa, bravissimo qua, e il numero 10. Si è liberato benissimo il mancino che ricordiamo che non è il suo piede, però buona lo stesso l'esecuzione. Mattei dentro l'aria, prova a girarsi. Se tu non vuoi, a te si dia. Ma come vuoi tu? Uguale. Guarda, io mi sto divertendo. Calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo degli NST, ovvero del Barcellona. Per me saranno sempre NST. Sempre NST, da sempre ormai. Vabbè, come anche il Corinthians, per me sono gli Astros. Gli Astros. E il Real Madrid sono la scoteca. E loro, l'Atletico Mineiro invece era una squadra prima. E all'inizio il ci scappa il morto. Ci scappa il morto. All'inizio Rintin Team. Rintin Team? Quando avevo presente anche io. Poi mi sono ritirato. Criolo. Alza la testa qua, aspetta qualche movimento, infatti si era staccato qua Meciri, non ci arriva. Bello lo stop di fatta. E l'intervento di Andolina è pulitissimo in questo caso. Rintin, qua si libera il destro, coordinatissimo, e lancia il pallone totalmente fuori dallo specchio. Burgio a campo per portare palla, il capitano del Barcellona. Qua non si capisce con Mattei che era messo in posizione di trequartista praticamente, intanto Miraglia. Piccione, giocata in orizzontale a cambiare il campo. Meciri taglia dentro il campo qua verso Miraglia, prende palla a centrocampo e la girano sempre, quasi come un pendolo questa azione. Piccione si appoggia sul numero 5. Buona la palla in mezzo e la girata di fatta che va a finire a mo' di VAR tra le braccia di Girgenti. La goal line technology dice che non è gol. Serio, si viene a prendere palla in mezzo al campo, prova a giocare la in verticale, ma ha numerato sempre da un ottimo centrocampo fino ad ora dell'Atletico Mineiro. Piccione, prova l'1-2, Mattei qua, chiude benissimo, prova a passare in mezzo Claudio. Come si chiama? Forse Di Maggio. Di Maggio, lui? Di Maggio. Meciri, Piccione, bello lo scambio tra i due. Sbaglia totalmente qua la misura, forse un piccolo colpo di sole qua per il nostro Karim. La ricella, non l'ha presa benissimo. Palla lunghissima, bello lo stop, anzi così lo stop di Pulizzi. Di Maggio, giocata in verticale, si gira per un momento di fatto e viene giusto chiamato il fallo qua. È giusto anche il giallo, ha tirato la maglia giustamente, fallo possiamo dire tattico in questo caso perché era partito benissimo di fatto. Albert. Fede, cerco per noi. A poco. Di fatta si occuperà lui di battere questo calcio di punizione. Si è preso la sua zona d'ombra. Tanto qua viene aggiustata per un momentino la barriera. Spalla e spalla tra Miraglia e Andolino in questo caso. E Girgenti prova ad aggiustare totalmente la barriera, infatti tanto qua l'arbitro oggi sta spiegando regole che neanche io conoscevo, quindi Girgenti ha aggiustato qua la barriera se possibile molto centrale, parte di fatta sul secondo palo e forse si è sostituito Andolina in questo caso al numero 1 del Barça. Non ci posso credere. Grazie Aldi, sei la mia vita. Miraglia, palla in verticale verso Di Fatta si gira. Tanto si è inserito Sblandi in mezzo al campo, bella qua la finta. Si appoggia sul centrocampista dei ragazzi di maglia bianca. Oh, lasciamo un po'. A fine prendo un po' bello, chiudi. Se vuoi lo tengo io e te la bevi. Palla recuperata da Mattei.
e batte subito qua. Inizia l'azione dal basso di nuovo. Andolina va a girare su Burgio. Burgio porta palla, lascia la gestione del gioco adesso a Mattei. Di nuovo cambia ripresa, intanto di fatto lontanissimo. Lontanissimo. Metto da qua sotto, tanto si sente lo stesso. Si sente? Sì, sì, si sente. Già ho provato. Che cazzo è scritto Carolla, ci sta un po'. Palla al terzino destro del Barça. Andolina. Gira di nuovo tutto verso il numero 6 del Barcellona. Palla in verticale, ottima. È un po' meno qua l'appoggio di Pulizzi a cercare il suo compagno di reparto Sferruzza. Calibrato male lo stop. Il pallone è praticamente lisciato. Pulizzi a fare spallate praticamente con tutto. Buona la ruleta e Miraglia si porta il numero 10 del Barcellona fuori dal campo addirittura. Donato. Vediamo il suo lancio. In questo caso poco poco sopra la testa di Alberto Russo. Sembra che è stato un innesto ottimo quello di Russo. Sappiamo che deve essere uno calcio a 5. Diciamo che il suo territorio del campo a 5, però anche qua a calcio a 7 sta facendo molto bene. Peccato per l'infortunio al debutto, che l'ha tenuto poi un paio di settimane. Sferruzza. Si prova a liberare del pressing, ci riesce. Stanno iniziando forse a trovare una quadratura a giocare nel Barcellona più o meno. Vecini, buono lo stop con la suola, gira tutto verso il Russo che si libera il destro, il Russo! Ed è 1-0! Ha visto un corridoio che poteva vedere solamente il suo magnifico destro in questo caso. Grande gol. Russo fa 1-0. Grande gol e grande maglietta se posso. Gli equilibri che si erano visti per i primi 10 minuti in questa partita. Ottima la stangata del numero 11. E adesso il Barcellona, dopo che aveva tenuto per la maggior parte il pallone, si trova a rincorrere un ottimo Atletico Mineiro. Capo, può comprare, mi faccia vagliare. A voi, vietamente. A voi, vieni qua. E infatti, facciamo gli auguri al secondo capostaff. Quanti sono? Oggi 21 anni, ragazzi. Minchia, oggi 21. Gol Russo, assist. Mejvi. Mejvi. Adesso Pulizzi dal punto di battuta. Pulizzi! Leggermente troppo alto questo pallone. C'è tempo appunto per andare a recuperare il vantaggio appena subito. Buona qua l'idea verso Alberto Russo, però un po' meno l'esecuzione qua. Divergenti, pallone totalmente squilibrato. Intanto qua il mister Serio va a dare qualche impostazione di gioco. Di Maggio, palla a cercare Strandi. Così e così. Andolina. Burgio. Burgio rapidissimo a cercare Pulizzi che non si intende qua con il numero 7 del Barcellona. Intanto contropiede, Russo a sinistra libero, non arriva qua. Occasione possiamo dire quale, totalmente sprecata. Sprecata, non benissimo Messi. Potevano fare un buon 2-0 che comunque è il Barcellona che nell'ultimo periodo si è fatto valere soprattutto contro un ottimo PSG. Anche se hanno perso per 4-3. Hanno trovato contro un ottimo gigante che per 2 settimane ha vinto il goal of the week. Meritato. Grandi gol. Vabbè, sappiamo che lui è appunto un fenomeno, parliamo continuamente. Ferruzza, ottimo qua lo stop, può girare tutto il campo e invece si fa murare da Miraglia. Questi schemi di gioco non stanno riuscendo oggi al bacione, il pallone è totalmente smorzato, forse ha schiacciato un po' troppo la gamba. Colomba, gira tutto su Andolina. Sempre questo pendolo da parte del Barcellona, posso dire. Colomba, Andolina, giù. Bella la palla in diagonale, Colomba! Bello,
Palla perfetta di Polizzi. Graziato l'Atletico Mineiro in questa occasione. Graziato, forse aveva tutto il tempo di andarla a stoppare questa palla. Ma sei buono qua lo stop. Palla troppo lunga in questo caso. Qualche scaramuccia tra difesa e squadra titolare, possiamo dire. Polizzi qua sta dando palloni ottimi che non riescono a domesticare i suoi compagni di squadra, perché comunque le idee sono giuste, si appoggia sempre di prima. Davvero numero 9, anche se c'è la numero 10 tatuata sulla schiena. Sbrandi, colpo di tacco praticamente fantasma in questo caso. Colomba. Bello qua il triangolo e bello anche qua lo scambio. Burgio può portare palla, non lo marcano. Burgio. Spiegherà quel pallone verso Colomba che la può mettere in mezzo. Pallone verso Polizzi, era buonissimo quel cross, ma Donato ha capito tutto. Adesso si sta inventando un'azione di gioco praticamente. Andolina, stop così così e sombrero sul Russo che va a fare qualche ripatti con Matteo. Questa qua la chiamata il signor arbitro. Miraia, chissà se prova la botta da fuori. Può provare, può provare. Ha un bel tiro Miraia da lontano. Ha un bel tiro. Vediamo se... Può essere pericoloso anche da qua. Sarà appunto pericoloso. Parte Miraia. Bello il tiro! Eh sì! E infatti... Bella parata di Girgenti. Possiamo dire una bella castagna. Bellissimo il tiro, ha beccato lo specchio alla porta, però Girgenti è stato più bravo di lui in questo caso. Bella la parata perché comunque ha tirato praticamente un missile. Alla prossima cambio, esci tu, Gio. Capitosa, Capri. Prossimo cambio uscirà Polizzi. Che tutto mi guarda. Russo qua prova a girarsi, tutto con la suola. Vede appunto che sale Priolo, palla in verticale. Stop così e così da parte del numero 11. Andolina a cercare qua sta Russo che manca totalmente lo stop. Sergio! Porta palla qua a Borgio, si viene a prendere palla Sferruzza che aveva sbagliato lo stop poco fa. È buonissima quella palla in verticale, Polizzi, si libera il mancio Polizzi. Bene Donato, sempre attento. Bella quella giocata, si è liberato il mancino che appunto non è il suo piede, è andato a disorientare tutta la difesa dell'Atletico. Vieni Gio. Pappa. Quanto manca Ale? Un minuto, no, due minuti e mezzo. Due minuti e mezzo. Ehi Bianco! Paolo Di Meggio, anche a porta vuota a gioco fermo. Lauri! Vericella, qua prova lo scambio con Sferruzza, giocata di suola per far rincorrere il pallone verso Vericella. Pallone uscito, rimessa laterale per i ragazzi in maglia bianca. Palla tutta lunga qua, sbandi di testa, forse una manata in faccia al numero 5 del Barcellona. Palla al Barcellona che ricomincia qua subito l'azione. Gira tutto su Colomba. Andolina. Doricella. Ciao, la appoggiarsi verso inferiore. Buono qua il pressing di Sblandi, spaccata piena. Che intervento qua. E Mejri che appunto va ad incitare il ragazzo con la maglia numero 40. Aereo qua, spallata perfetta a centrocampo. Siamo cattivati la sua quadratura là a centrocampo. Sferruzza può liberare il sinistro. Palla troppo alta, si è coordinato male in questa occasione. Ha fatto un bel taglio e poi ha liberato troppo la potenza di tiro in questo caso. Ha sparato il pallone nel terzo anello. Priolo verso il Russo, va tutto verso Meciri. Di Maggio murato completamente qua
da Colomba. No, non andare là, è finita. Mi dispiace, chiaro. Sarebbe venuta 3/4. Animale. Ma era già vuota. Ma che cazzo dice? Era piena. Oh, vedi che ho troppa sete. Vedi che sono andate alle 5:30. Ah, sì. Ad allenarmi da sola, a fare i miei tiri. Qui? Come un pazzo. Ferruzza, qua si è dribblato da solo. Veronica poi riesce ad appoggiarsi in qualche modo. Colomba, prestato subito da Sblandi qua che riesce a vincere qua il duello con il terzino destro del Barcellona. Prendila tu, ce l'hai. Vediamo che Serio ha cambiato il suo ruolo praticamente da punta a fare più che altro che mezza addirittura il mediano. Oh, allora recupera benissimo il pallone, sono praticamente spompati i giocatori del Barcellona. Messi prova a metterla in mezzo, Andarino qua stoppa ad aprire verso il campo. E pallone su Mattei adesso che va a fare spallate con non c'è il fallo qua, ripartenza del Mineiro. Russo, bella quel pallone in mezzo per Sblandi. Pallone raccolto da Miraglia sulla 3/4. Miraglia va a fare uno slalom, Miraglia si libera il destro, Di Maggio. Stop così e così a perdere tempo. Sblandi prova a liberarsi il mancino, invece taglia di nuovo dentro il campo. E poi Mattei quasi viene a prendere due calcioni. Ed è fine primo tempo. Non sai come si mette la fine. Allora, questo.